Avere il cuore per affrontare le sfide odierne con passione e gioia. È questo il tema della 10ª edizione della Pastorale del Turismo della Diocesi di Nuoro e di Lanusei, che si terrà tra agosto e settembre all'Anfiteatro Caritas di Tortoli e all'Area Fraterna della Caletta di Siniscola. Un decennale per un progetto partito come una scommessa che mirava a portare temi di fraternità, di fede e sociali in un contesto turistico e cresciuto fino a diventare un appuntamento prestigioso e atteso. Ad animare la Pastorale del Turismo 2024, presentata questa mattina a Nuoro nel corso di una conferenza stampa, dibattiti, cultura e spiritualità, preghiera, pellegrinaggi, ma anche arte e musica d'autore, portando sul palco storie di vita che hanno fatto scelte, anche sofferte e scomode, dettate dal cuore. Tanti protagonisti, dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin al presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, ma anche Don Luigi Ciotti, che sarà insignito del premio Persona Fraterna 2024, la Presidente della Regione Alessandra Todde, il Procuratore della Repubblica Rodolfo Sabelli, tra gli altri anche il giornalista Giorgio Zanchini e Beniamino Zuncheddu, che porterà alla pastorale la sua testimonianza di vita da ergastolano a innocente. E poi Antonio Cabrini e Emanuela Di Centa, Grazia De Michele e Jacopo Cullin, i tenores di Bitti. Dopo 10 anni abbiamo pensato che questo tema potesse raccogliere un po' tutto quello che abbiamo vissuto 10 anni a Lanusei e 5 a Nuoro, ma è anche un tema così attuale perché crediamo che sia importante valorizzare tutte le risorse che abbiamo, quelle del cuore nel vivere, nel credere, nell'affrontare la vita. Credo che sia una delle risorse più importanti.